Judo, Maria Centracchio, regina dell'European Cup Senior in Slovenia. E ancora per il judo, cadetti e junior al Grand Prix Catania. Infine karate, europeo a rappresentative regionali, under e over 18. Ben ritrovati al Philcam News. Partiamo proprio dal judo, primo posto di Maria Centracchio nell'European Cup Senior a Postreg in Slovenia. Dopo l'argento a Londra e il bronzo di Leibniz, entrambi in maggio la 19enne molisana si è imposta nel torneo sloveno con 5 vittorie, con la finale sulla slovena Petra Narex, numero 21 della World Ranking List. Il bel successo di Maria Centracchio è stato accompagnato dal terzo posto di Fabio Basile nei 66 kg e di Gesualdo Scollo nei 73 kg. Doppio quinto posto per l'Italia nei 60 kg con Daniel Lombardo e Michele Raso. E allora andiamo a scoprire chi è Maria Centracchio con la sua scheda atleta. Maria è nata ad Isernia il 28 settembre 1994 e pratica judo alla CST Champion Sport Team con suo padre Bernardo Centracchio. Il primo titolo importante arriva nel 2007 con la medaglia d'argento al campionato italiano esordienti, nel 2009 conferma di essere una giovane che darà grandi speranze e vince il campionato cadetti. Nel 2012 arriva la maturità agonistica e a Genova si classifica al secondo posto al campionato italiano juniores e a livello internazionale conquistando un bronzo a Tarvisio nell'European Cup Juniores. Un mese dopo alla Coruña in Spagna si piazza terzo posto nell'European Juniors Cup e conclude l'anno imponendosi come campionessa italiana Under 23. Nel 2013 ad Andria si piazza al terzo posto del campionato italiano juniores, 15 giorni dopo a Coimbra in Portogallo sale sul secondo gradino del podio e a Lignano Sabbia d'Oro nell'European Cup Junior vince la medaglia d'oro concludendo in bellezza la stagione. Nel 2014 i risultati non si fanno aspettare, infatti nella gara internazionale juniores di Coimbra c'entra il risultato dell'anno precedente con la medaglia d'argento. Due settimane dopo a Fidenza arriva il successo nazionale e si laurea campionessa italiana juniores. Ad aprile si classifica terza nell'European Cup Junior e a maggio inizia ufficialmente la sua carriera nella classe seniores che si inaugura con l'argento nell'European Cup di Londra. Argento che sta stretto a Maria e in Slovenia, come detto precedentemente, conquista l'oro nei 57 kg nell'European Cup Senior. Ma io continuerò a impegnarmi come ho fatto fino adesso, anzi sempre di più, in modo che i risultati diciamo, aumentino, spero. E spero di non fermarmi a magari il titolo italiano, ma andare un po' oltre. Non fermarmi alla medaglia in Coppa Europa e ambire a qualcosa di un po' più importante. Ancora judo, lo Star Judo Club, il judo mestre 2001 nei cadetti, l'Iron Furci Siculo e il Banzai Cortina Roma negli junior si sono aggiudicate il primato della classifica del Grand Prix che si è disputato a Catania. 239 atleti di 101 società si sono confrontati nella gara riservata alla classe cadetti, caratterizzata dalla partecipazione dei convocati per i campionati d'Europa che, in linea di massima, hanno dimostrato di essere in buone condizioni e pronti ad iniziare il lavoro di rifinitura che è cominciato con lo stage a Lipari dal 15 al 23 giugno con la collaborazione del Culti Mare Hotel e proseguirà poi al Centro Olimpico a Ostia dal 27 giugno al 2 luglio, quando è prevista la partenza per Atene. 80 atleti di 53 società invece hanno gareggiato per la prova Grand Prix riservata alla classe junior. Il Pala Livatino a Cannizzaro, a Cicastello, ha ospitato anche la prova Grand Prix riservata al Catà. E come sempre i risultati completi sono consultabili sul sito federale www.filcam.it. Passiamo alla karate, la squadra della Lombardia ha conquistato il titolo europeo rappresentative regionali under e over 18 svoltosi a Smirne, Turchia. L'equipe di comité femminile lombarda, composta da Alessandra Asani, Eleonora Gallizzi e Nicole Forcella, si è classificata al primo posto al 12esimo campionato europeo a rappresentative regionali che ha registrato la partecipazione di 469 atleti di 19 nazioni. Alla medaglia d'oro del comité si aggiunge quella di bronzo della squadra di kata femminile della Toscana, composta da Martina Cuoti, Virginia Castellucci e Chiara Bagioni, che hanno consentito all'Italia di classificarsi al quarto posto del medagliere alle spalle di Turchia, Russia e Croazia.
Infine la lotta. Da martedì 17 giugno a Katowice in Polonia sono in svolgimento i campionati europei juniores di lotta. La nazionale italiana schiera una squadra di 12 elementi, 4 per stile, tra cui Dalma Caneva e Riccardo Abrescia, che si presentano maggiormente titolati grazie ai bronzi mondiali vinti rispettivamente nella classe juniores nel 2013 e cadetta nel 2011. La lista completa dei convocati è consultabile sul sito federale. Siamo giunti ai prossimi appuntamenti Filcam. Per il judo, sabato 21 e domenica 22 è la volta del Grand Prix che si svolgerà a Budapest, mentre al Pala Pellicone di Ostia domenica ci sarà lo stage di terzo livello riguardante l'MGA, il metodo globale di autodifesa della Filcam. Infine il karate. A Bar dal 19 al 22 giugno in Montenegro è partito ufficialmente il 9° campionato mondiale universitario di karate. La squadra che rappresenta l'Italia per il kata è composta dal campione d'Europa Mattia Busato e dalla vice campionessa d'Europa a squadre Michela Pezzetti, mentre il comité vedrà la partecipazione di Chiara Zuanon. Con gli atleti anche Savio Loria a completare la squadra, Giuseppe Zaccaro come arbitro designato della Federazione Internazionale Karate e i dirigenti Sergio Donati e Ruggero Bosco. È tutto per oggi, prossimo appuntamento come sempre fra una settimana.